Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato l'estate, ormai è diventato sempre... Sono molto contento, e allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi va. Vediamo se ora si sente, forse ora si sente un po' meglio. Si dovrebbe sentire. Come dicevo appunto prima, è lunedì, quindi si parte benissimo con l'audio che non si sente. Speriamo adesso di aver risolto. Dovremmo aver risolto perché vedo la barretta qui che si muove. Ok, grazie mille per il feedback.
Allora, questa sera abbiamo in programma una cosa che abbiamo iniziato qualche giorno fa in maniera un po' estemporanea, ma di realizzare un gioco, in realtà un gioco senza pretese, fatto con Delphi e con FireMonkey, la libreria grafica. Tanto vedete che qualcuno si sta collegando, che se inizio tardi viene molto sonno, se inizio prima è difficile trovare persone collegate, ma è anche normale, adesso c'è bel tempo, quindi siccome ho preso, come dire, un buon ritmo, cerco di tenere fede alla schedulazione. Poi dopo, come dicevo, qualche giorno fa ho iniziato a sviluppare un giochino, in realtà la business logic principalmente. Un giochino fatto con Delphi, una sorta di mastermind che, per chi non se lo ricorda, è un gioco da tavolo abbastanza famoso dove qualcuno si inventa una sequenza di quattro colori, io mi ricordo 4-5 colori, li nasconde con dei pin colorati e attraverso diversi tentativi il giocatore, l'avversario, o meglio, deve cercare di indovinare qual è la combinazione dei colori avendo tot tentativi, e ogni tentativo, come dire, quello che si è inventato la combinazione deve indicare quanti ne ha presi, e se non ricordo male anche la posizione, c'è un colore per la posizione e un colore che indica che è proprio sbagliato, un colore che indica che c'è ma nella posizione errata e così via, e man mano a forza i tentativi il giocatore deve indovinare qual è questa combinazione. Io mi sono ispirato a qualcosa di simile, ho iniziato a scrivere del codice, che è più che altro la business logic di questo gioco. Ho creato anche un progetto di test, poi adesso lo vediamo, attivo lo schermo e vediamo a che punto siamo arrivati. E quindi sì, l'obiettivo era terminare un po' la business logic in modo da avere un qualcosa che possa eventualmente anche funzionare, magari farci un'applicazione console molto veloce o qualcosa del genere, e poi passare a quella che è un'interfaccia grafica, quindi qualcosa di un po' più ricercato, e vedere di completare il gioco, almeno provarlo sul desktop. E poi magari vedere se si riesce a mettere anche su mobile con poco sforzo. Quindi, adesso provo a cambiare la videata. Dovrei già avere. Ok, con lead aperto. Quindi cosa avevamo iniziato a fare? Allora, questo è un file vuoto, quindi tanto meglio. Un'eccezione, ok, un'eccezione per gli errori che si verificano eventualmente sul gioco. Qui avevo iniziato io a definire qualcosa legato all'utilizzo di una game board, ovvero il fatto di consentire alla logica, alla business application di dialogare con quella che è un'interfaccia grafica. Il core direi che l'avevamo implementato qui definendo dei frutti, quindi le combinazioni si faranno scegliendo dei, come dire, delle tipologie di frutti da indovinare. C'era una classe che definiva le opzioni del nostro gioco, quindi ad esempio quanto è lunga la combinazione, qual è il numero massimo di tentativi che vogliamo consentire prima di indovinare, eccetera. Poi avevo questo ending che era un po', come dire, lo stato del gioco, quindi idle vuol dire siamo in attesa, stiamo giocando. Won e lost vuol dire il gioco è terminato e abbiamo vinto se abbiamo indovinato come dire, la combinazione, oppure abbiamo perso. Poi c'era la classe del game vera e propria con l'interfacciamento a questa game board, che è tutto da definire, questa interfaccia, la possibilità di avviare il gioco. Ci manca la possibilità di, come dire, arrendersi. C'era stata fatta la funzione per tentare di indovinare la combinazione, quindi passare una combinazione e provare a vedere se è quella giusta. Se
facendosi restituire il numero di tentativi rimasti. O meglio, la quantità di elementi che sono stati indovinati, ecco, non i tentativi, perché i tentativi li abbiamo dentro una proprietà che sono i guess left, is running dice che il gioco è in funzione, queste sono sempre le opzioni, lunghezza della combinazione, l'effettiva combinazione, quindi quella vincente, eccetera, eccetera, c'è l'esposizione un po' di tutti quei dati che fanno parte della logica del gioco. Quindi qui avevamo inizializzato le nostre opzioni con una lunghezza di 3 e un numero massimo di tentativi per indovinare di 5, che è un pochino alto effettivamente, ma e poi c'era tutta la fase di gioco dove ci facciamo passare la nostra board, sarà poi l'interfaccia con cui noi eventualmente andiamo a, come dire, a chiamare dei metodi su una superficie di gioco in modo da colloquiare con la parte grafica dell'applicazione. È implementata così come interfaccia perché voglio che il gioco funzioni a prescindere dall'interfaccia che andiamo a sviluppare e quindi non andiamo a mescolare le due cose assieme, ma teniamo le varie parti distinte e, come dire, le connettiamo poi in un secondo momento e diamo anche la possibilità, potremmo anche avere la possibilità di connettere interfacce di tipo diverso. E qui abbiamo un po' il cuore, cioè il fatto di indovinare, quindi vado a vedere se ad esempio abbiamo il gioco ancora in funzione, poi mi ero fatto questi helper. Il conteggio del numero dei frutti presenti in una combo, quindi ho una combinazione da indovinare o quella vincitrice, e qui mi dice quanti elementi della combinazione ho indovinato. Quindi questo mi serviva perché, come dire, se il mio numero di elementi indovinati è maggiore o è uguale alla lunghezza della combinazione, vuol dire che li ho indovinati tutti. E quindi qui ho lasciato il to do, dovremmo, come dire, vincere il gioco, altrimenti qui c'è tutta un'altra serie di logiche che sono ancora da implementare, dove andiamo ad esempio a decrementare il numero dei tentativi che rimangono, dobbiamo verificare se siamo arrivati a zero e quindi praticamente stoppare il gioco e fare in modo che diventi, quindi fermo e in end con lost se abbiamo superato i tentativi, eccetera, eccetera. Quindi ci sono un po' di parti da ultimare, come questo che è la logica di inizio gioco, dove noi qui ho messo 0, ma dobbiamo mettere, ad esempio, il numero il nostro max guesses. Possiamo farlo anche subito, infatti qui non so perché l'ho lasciato così. Max guesses, quindi il numero massimo di tentativi diventa il numero di tentativi disponibili che andranno poi a incrementarsi. Adesso andremo a cambiare anche lo stato del gioco e quindi detto questo, quindi cosa manca ancora? Altre cose che sono state fatte. Vabbè, c'è una unit che sono resource string, cioè sono dei messaggi di errore e dei testi che sono inseriti all'interno di una unit a parte perché vengono caricati poi come risorse in una tabella e compilati nell'eseguibile, e usare questa forma ci dà un vantaggio in un secondo momento di poterla eventualmente, come dire, andare a tradurre tramite degli appositi tool. Quindi questa è un po' una particolarità di Delphi. Grazie per il follow, direi si leggerà Schila, immagino, perché le tre saranno delle E sostituite in. Grazie mille e benvenuto. Quindi, che altre cose avevamo? Avevamo dei test, ok, avevo accennato a proprio un test. Buonasera, non lo conosco, titolo di studio, attuale posizione lavorativa. Attuale posizione lavorativa, sviluppatore, titolo di studio, diploma, quindi non ho nulla da nascondere. Quasi nulla, diciamo.
Allora, dicevamo, quindi qui abbiamo setup, teardown, questo è un test case, è una suite, quindi avevo iniziato a scrivere qualche metodo dove, ad esempio, possiamo iniziare il gioco e verificare che, ad esempio, la lunghezza della combinazione sia equivalente alla lunghezza impostata nelle opzioni. Cosa sviluppo? Io sviluppo. In effetti non mi presento mai, ma è per non annoiare un po' i presenti. Sviluppo applicazioni per Windows, per il web, codice fiscale. Il codice fiscale. La guida di Twitch suggerisce di non darlo. Sviluppo applicazioni, software web in Delphi, C Sharp, .NET, mi piace anche JavaScript, in realtà mi piace poi tutto quello che riguarda il mondo della programmazione. Qui mi sono un po' accanito su Delphi in questo contesto perché vedo che comunque viene divulgato poco e quindi ho detto vediamo una nicchia, proviamo a affrontare un po' una nicchia e vedere. Però sì, l'obiettivo è sempre quello di vedere un po' di codice, e di, come dire, fare le cose in relax. C'è un ride, arrivo in ritardo su tutto. Di Diana. Ciao Diana, ci siamo visti 10 minuti fa. È comparsa anche la notifica, così. Funzionano anche le notifiche. Perché fino all'altro giorno non andava niente, poi ho anche bucato una gomma, pensavo che di avere dei problemi di sfortuna, quindi non è un linguaggio in disuso. Questa è una. Grazie Diana per il ride. In realtà volevo farlo io, solo che iniziavo dopo. Stasera mi hai fregato, quindi che di solito cerco qualche sviluppatore. Sì, esatto, ci sono 50 minuti di delay, ma cosa vogliamo farci? Ah, meglio tardi che mai, l'importante è chi va piano va sano e va lontano, quindi se non seguite già Diana, seguitela. Stasera c'era una live sulle CDN, ma sono arrivato un po' in ritardo perché sono stato in giro e purtroppo me la sono persa. Mi guarderò la registrazione, anche se le cose mi piace seguirle live, anche perché se devi fare domande o così è sempre meglio e quindi è più meglio, come si dice in italiano, partecipare online perché magari sono un dubbio e quindi poi preferisco fare, come dire, la partecipazione, la diretta, perché così le live diventano anche più stimolanti e uno si sente meno abbandonato. No, rispondevo a Schiele, non è un linguaggio in disuso. Grazie per il follow. Follower create, carino, sì, è in stile Delphi anche quello, giusto per variare un po'. No, rispondevo a Schila che dice non è un linguaggio in disuso, è una domanda che tu non sai quanto è frequente, in realtà mi viene da dire di no, nel senso che comunque in termini di ambiente di sviluppo l'ultima versione è uscita 2 mesi fa e comunque continua sempre a vedere delle novità. Se vai a vedere, magari se ti può interessare, le altre live che ho fatto, dove abbiamo fatto delle applicazioni per Windows Mobile, le ho caricate anche su YouTube, quindi c'è l'indirizzo di il comando YouTube con dei filmati dove facciamo vedere un po' di applicazioni grafiche che vanno su Windows, che vanno su mobile, su Android, su iOS. Software legacy, no, in realtà tutto tranne software legacy, perché se andate a vedere, non è per autoincensarmi, però se andate a vedere le live che ho fatto fino ad ora di software legacy non c'è neanche uno, ma ci sono delle applicazioni mobile, anzi una live l'abbiamo fatta proprio prendendo spunto da una delle feature più richieste, come dire, quando si sviluppano applicazioni mobile, cioè andare a creare quelle schermate introduttive, quelle che si chiamano user onboarding,
per introdurre gli utenti a quella che è la, come dire, le funzionalità dell'applicazione. Quindi, per cui si tratta di un'applicazione mobile, si tratta di un'applicazione grafica e senza scrivere una riga di codice abbiamo implementato praticamente tutto dalla grafica alle gesture, al titolo. Devi avere almeno 85 anni. Beh, io non ce li ho, adesso non sono sicuramente il più giovane, però adesso non esageriamo, anche perché poi tutti poi hanno questa convinzione perché dicono: ma è nato nel 95 Delphi, ricordatevi che anche Java e anche JavaScript sono nati nel 95, quindi non è che questo è dal 95, diciamo, sono ancora lì. Comunque vi invito appunto a vedere anche le live in differita e vedrete che le cose che si fanno non sono le cose del 95 di 27 anni fa, ma sono cose più che moderne e più che... Poi è vero, no? Secondo me è un marketing che andrebbe migliorato, magari qualche licenza gratuita ogni tanto, non dico per me, ma per qualcuno che vuole provare. Esiste una versione community a tal proposito. Dopo mi chiedono se io faccio Delphi is the new Pascal. Beh, sì, questo è vero. Quindi a tutti gli effetti, sì, il linguaggio ha comunque delle, non è il vecchio ovviamente Turbo Pascal, ma ha gli Anonymous Method, le Clojure, i Generics, quindi sì, appunto anche C è decisamente più vecchio, quindi è chiaro che rispetto un po' al mainstream, App Mobile per BlackBerry no, quello ancora, quello direi di no, quello non è più supportato, neanche Windows Phone c'è, quindi la T, il prefisso T, sì, è una convenzione che si usa generalmente per i tipi, quindi è una convenzione che è sempre esistita, almeno in Delphi, ma anche forse nel Pascal un po' più vecchio. Quindi qui c'è il trading, ci sono due librerie per sviluppo di applicazioni, una VCL, una più grafica, quindi torniamo col vecchio codice binario, adesso dai, non esageriamo, non andiamo troppo indietro, però diciamo l'invito è ovviamente a dargli un'occhiata, poi chiaramente a seconda di quello che uno è abituato a utilizzare, è chiaro che le convenzioni sono un po' diverse. A me piace molto, più che altro perché è una sorta di cortellino svizzero, ci si fa più o meno tutto, compresi ad esempio giovedì, stiamo nelle live del giovedì, sto esplorando un framework, sì esatto, come lei per l'interfaccia è la stessa discorso. E Python e Golang e l'amante. Python devo effettivamente approfondirlo in maniera molto, cioè lo conosco vagamente, però devo ripassarmelo perché dovrò farci un po' di cose. E tra l'altro, molto spesso ci sono degli articoli che fanno vedere come interagire da Delphi a Python, perché Python è anche un linguaggio dinamico, però non ci sono, ci sono degli articoli che fanno vedere come utilizzare Delphi per fare delle applicazioni visualmente appetibili, cioè che si vedono. Che hanno, diciamo, che si vedono bene, che funzionano bene almeno dal punto di vista visuale, agganciandogli però le librerie Python o comunque il runtime di Python, perché su Python effettivamente c'è una tale quantità di librerie, soprattutto legate al mondo del machine learning e di tante altre cose di cui almeno non trusta il tuo nuovo amico. Droppa Delphi e passa Go, ma in realtà poi a me piacciono tutti i linguaggi di programmazione, quindi Go ne ho visto un pezzettino quando facevo un po' di sabati di coding con altre persone, quindi avevo visto un po' la sintassi, dopo purtroppo non... Sì, in effetti dopo il nick non va bene, quindi diventa esegue quindi va o interpreta quindi va, quindi... In questo caso, però, appunto, il fatto che sia interpretato non trascuriamo il beneficio anche della compilazione, perché Delphi crea poi programmi nativi che girano direttamente sul dispositivo, quindi è codice macchina della piattaforma. Quindi
sia che si parli di Windows, che si parli di Mac, che si parli di iOS, di Android e quant'altro. Quindi, insomma, più o meno ad ogni esigenza c'è il suo tool e quindi ci sta. Quindi questo è assolutamente la normalità. Mi sono totalmente perso. Cosa stavo facendo? Ah, ok, stavamo riguardando un po' questo codice. Tutto ovviamente da realizzare ancora, quindi con un po' di... A me dà un boost incredibile perché mi serve roba multi-arc, sì, chiaramente quando hai un interprete, stesso tipo di codice. Soprattutto per certo tipo di necessità è una grossa comodità, quello indubbiamente. Io poi non sono assolutamente per le guerre di... Facciamo partire un sondaggio. No, dopo, cioè, con un nick così vuoi mettere appena ti fai il follow di qualcuno che te lo deve leggere diventa pazzo, quindi già diventa pazzo così. Allora, quindi tornando a noi, una delle cose secondo me migliori del linguaggio è la leggibilità, poi... Ah, Go, scusa, ah, ok. Sì, anche Go ha uno sponsor mica da ridere, come dire. Allora, tornando a noi, comunque me lo studierò e anzi, se fate live su queste cose, io le vengo a vedere volentieri perché... Mi fa sempre piacere vedere qualcosa di nuovo, giusto anche solo per il fatto di dire ok, ho visto cosa fa, so le potenzialità e quindi un domani che dovesse esserci come dire, un'esigenza per cui si può sfruttare, è sempre qualcosa in più nel bagaglio che si può andare a approfondire. Poi non posso studiarmi tutto, purtroppo queste sono le mie limitatissime competenze. Allora, torniamo a noi, quindi l'obiettivo è terminare la logica, quindi qui avevo fatto già qualche test dove mettere ad esempio lo start del gioco, quindi il fatto che inizi con la combo length. Non mi ricordo se le... Vorrei mi uccideresti, non faccio il dev ma il security engineer. Non ho capito, ma non ho niente di contro, non ho capito cioè sei quello che bastona i developer quando non fanno le cose sicure, tu intendi dire, quindi in realtà svolgi un compito molto importante che secondo me ci vuole anche una gran pazienza, anche perché a volte i developer sono un po' delle bestie, quindi... Ok, il test case funziona, quindi lasciamo un attimo da parte il test case. E torniamo a noi, quindi gestione della vincita, abbiamo messo anche un campo ending, quindi nel caso si vinca basta che non fate la singolare attenzione Go contro Python che le tecnologie sarebbero talmente tante che ora che si conoscano tutte, sono tutte tra l'altro, soprattutto al giorno d'oggi, molto belle, è molto particolare. Tadpool ha fatto un ride. Grazie Tadpool, benvenuto. Non ricordo il tuo nick, quindi forse non ti conosco. Magari no, non ti conosco di vista, di... Benvenuto, in realtà stavamo cercando di scrivere un po' di codice, il primo test case di Twitch Italia. Stavamo per scrivere un pochino provando a scrivere un po' di codice, però no, giustamente è un bene che ci sia c'è una chat un po' viva, sia per una questione di divertimento, perché poi a scrivere, primo perché è lunedì, secondo perché oggi abbiamo già lavorato essendo sera, poi... È bello anche confrontarsi, poi se ci sono ovviamente delle domande, io su Go e su Python purtroppo a parte alcune nozioni lascio ovviamente a chi è esperto, se qualcuno ha delle...
vuole chiedere, ci mancherebbe al momento, invece su Delphi, su C Sharp o altri linguaggi. Al momento stiamo usando Delphi. Quello che stiamo cercando di fare, a parte le introduzioni, ma che sono divertenti, è implementare una sorta di mastermind, una cosa molto, come dire, molto semplice in realtà. Quindi ho iniziato a scrivere un po' di codice di business logic più che altro, senza al momento interfaccia grafica. L'obiettivo ovviamente dopo è andare a agganciare anche quella che è l'interfaccia grafica visuale alla nostra business logic. Quindi un po' di roba l'abbiamo scritta, c'è una live dove avevo iniziato così a buttare giù qualcosa, e quindi si stava un po' proseguendo su questo filone, in particolare sulla questione del tentativo di vincite del 2077. Beh, sarebbe già un po' di fantasia sul nome, perché spesso anche lì non ci, col versioning a volte ci sono delle battaglie, ma questo vale anche ad esempio lato .NET. .NET 5 col compilatore C Sharp del 6, che .NET Core che riparte, .NET Standard. C'è stato un momento di... Allora, gestione della vincita. Quindi diciamo che il gioco, che poi è scritto come ending, non è proprio il massimo. In realtà potremmo chiamarlo più un game state, perché questo sembra una fine, ma è un po' come dire game state. Ok, lo stato del gioco, quindi questo chiamiamolo, che è meglio, state. Tengo solo un po' d'ordine. Grazie per il follow. Ciao, non ci conosciamo, gli argomenti sono simili, quindi abbiamo voluto venire a vedere un po'. Se fai live anche tu, dopo sicuramente vorrò dare una sbirciata, anche perché in questi giorni mi capita di cercare in giro, e ho detto, ma ci sono altri che fanno un po' di sviluppo più che altro per vedere delle cose nuove. Quindi se fai sicuramente live di sviluppo le vengo a vedere, se fai altri live di altro tipo vengo lo stesso, perché poi mi sono trovato a seguire gente che fa emulazione. Poi io sono un novizio di Twitch, e quindi sono anche un po' boomer, e quindi sto imparando i termini, e quindi un server REST di Mastermind, questa potrebbe essere una buona idea, visto che sto facendo un server REST, ma in realtà è il server REST di una to-do list, quindi una cosa veramente barbosa e talmente, come dire, grazie per il follow, Nicollo UV. Mio nick è complicato, ma a volte ce ne sono alcuni che... Quindi trovare un espediente per fare un server REST, come dire, più interessante, sicuramente potrebbe essere una proposta che la tengo lì, che non si può mai sapere, perché può diventare interessante, anche perché chi fa il framework che usiamo per le API del server REST è molto interessato anche alla questione delle performance. Ha fatto dei benchmark, e quindi al di là di chi ha l'algoritmo più veloce, magari così uno lo tira. Non voglio flexare. Sì, in Go si fa anche qui comunque in 10 minuti. Ormai si fa dappertutto in 10 minuti. Il problema dopo è... Il problema è il contorno. Il problema è quando il cliente vuole cambiare. Ormai i linguaggi moderni sono tutti più che potenti. Comunque bisognerà dare un occhio anche a quello, ho già capito che... Allora, torniamo. Non avevo scritto del codice qui, forse no. Ok, allora state, game state. Quindi qui c'è la vincita. Ci sono ancora le live, la prima live del Delphi MVC Framework. Lì ci è voluto mezz'ora perché sto a spiegare tutto, però
c'è un wizard, quindi è abbastanza rapido creare un server REST. Poi ci sono anche più framework, ci sono quelli più, come dire, un po' user friendly, quelli più vicini magari a degli standard già conosciuti come lato Java, come convenzioni, quindi a seconda di... È stato 10 anni fa, mi emoziona. Eh sì, non è quello di 10 anni fa probabilmente, perché questa è poi l'ultima versione. Anche quello che si faceva 10 anni fa, beh, comunque 10 anni fa eravamo poi già vicini all'introduzione delle piattaforme mobile, quindi sì, c'era comunque già parecchie novità come canna al fuoco. Ok, quindi gioco vinto, e fin qui ci siamo, poi dovremo comunicare con la game board. Mentre nel caso, intanto mettiamo quello e poi usciamo. Per quanto mi riguarda, qui ho fatto. Altrimenti si decrementa il numero dei tentativi. Quindi se siamo arrivati a 0, a questo punto. Il gioco finisce in stato game state lost, altrimenti rimane in idle, si fa un'altra partita, quindi si riparte. Quindi a questo punto quello lo lascerei così. Ok, quindi. Quindi in caso di start potremmo dire inizializziamo la combo, facciamo un po' di refactoring che vince. Il contest è un format fortissimo, ma infatti mi inventerò qualche, volevo fare un format sui meme, ma era un'idea abbastanza stupida. Questa è sicuramente più intelligente, quella del contest, però è più impegnativo, quindi bisogna farlo bene. Se no, mi date una mano e problemi non ce ne sono. Quindi allora, state, quindi qui partiamo con idle, che non è che mi piaccia più di tanto, facciamo che stiamo giocando. Is running, allora più che altro if, più che is running potremmo dire che se lo state è diverso da game state playing, se non stiamo giocando, qui ci sono delle citazioni, mi dovrò rileggere la chat perché state condividendo roba che poi non voglio perdermi, me la vado a leggere dopo. Ok, quindi decrementiamo, se siamo arrivati in fondo il gioco è perduto, poi probabilmente ci mancherà altra roba, ma ok. Quando partiamo mettiamo la combinazione vincente, guess left, lo stato così, più o meno. Grazie mille, Deadpool. Vengo senz'altro a dare una sbirciatina al canale e a guardarmi qualche live pregressa se c'è. Così magari la prossima volta ti seguo anche in diretta. Grazie intanto della compagnia, del ride e del follow. Stiamo parlando di mastermind. Sì, ma il mio mastermind è... Devi ancora mangiare? No, io ho già mangiato, ho fatto l'altra sera senza mangiare, ma io purtroppo non ce la faccio dopo e quindi... Buona serata e alla prossima, quindi. Grazie mille per il passaggio e per tutto.
Allora, un'altra cosa che volevo implementare è una surrender stop. Dove eventualmente ci fermiamo, ovvero facciamo un guest left a 0 e mettiamo lo state in, vabbè, uno si è arreso, quindi mi viene da dire che la partita è persa, poi volendo mettere un altro stato ce lo si può mettere. Quindi abbiamo praticamente tutto. Quello che mi piacerebbe fare a questo punto è fare una prova, magari con una minima interfaccia, di aggiungere un nuovo progettino, ovvero magari una console application, in modo da testare, provare il gioco se si riesce. Quindi questa è una console application, la mettiamo qui, la chiamo diciamo la command line. Non saprei neanche io come chiamarla. Lato UI. Magari mettiamo una cosa del genere, così ci teniamo un po' di una sorta di namespace. Ok, quindi qui insert code here. Ok. Quindi iniziamo a scrivere un po' di codice. Quello che potremmo fare è dire andare a creare il nostro gioco. Quindi game di tipo tgame. Essendo che ho messo i sorgenti in un'altra cartella, andiamo a ricercarli nella cartella corretta. Adesso dovrebbe, non lo accetta. Ah beh, sì, giustamente. Devo aggiungere anche esattamente la sua unit. Try, accept, ok, questo ce lo lasciamo. Anzi, io farei anche una questo costrutto lo lasciamo così. Run game, così andiamo, procediamo. Questa la mettiamo qui. Quindi game create. Qui accettiamo lo nil. Spero di non averlo già verificato. No. Ok, visto che non è ancora supportato, poi try finally. Alla fine facciamo una free. Magari giusto per vedere che non ci siano memory leak, abilitiamo il flag che ci fa vedere che non ci siano memory leak. E qui, quindi qui ho creato il gioco, qui lo distruggo. A questo punto accettiamo eventualmente comandi da tastiera. Facciamo prima con l'interfaccia grafica, quello sicuro. Magari per Windows forse è più indicato, via, dai, che diventa anche noioso la console. Allora, Windows VCL application,
Aggiungiamo, questa la rimuovo e magari me la tengo da parte. Allora, frullato. Win application. UI, Win application. Questa è la finestra principale dell'applicazione. Qui facciamo, ok, questo è il nome del progetto, giustamente. Ok. Questa è la nostra finestra principale dove andiamo a pilotare il nostro gioco. No, questa è la caption, quindi ci scriviamo frullato. Name main form. Ok, quindi questa è la nostra classe della nostra finestra. Anche per questo progetto andiamo a impostare dei percorsi di ricerca validi per tutte le configurazioni, ovvero questa cartella core dove ci sono dentro tutti i file pass della logica. Quindi qui aggiungiamo un bel frullato core game fgame, un campo privato che è il nostro gioco. Quindi quando viene creata la finestra, quando viene distrutta. Ok, qui riapplichiamo giusto per completezza, creiamo la finestra, andiamo a creare il nostro gioco e quando viene distrutta, ok, andiamo a vedere se il gioco è stato creato e lo andiamo a distruggere e portare a null. Ok, quindi questa è la nostra finestra. A questo punto iniziamo a mettere giù un'action list, una lista delle cose che possiamo fare, chiamiamola game action list. Ad esempio, una cosa che possiamo fare con questo gioco è game start action, possiamo iniziarlo, possiamo arrenderci e fermarlo, anche questo. Possiamo fare una giocata o tentativo di indovinare, guess action, però dovremo poi selezionare le varie figure, ok, lì ci penseremo. Ok, queste sono le varie voci, quindi mettiamo una toolbar con un po' di pulsanti adesso buttati un pochino lì. Button 1, game start. Sorry, game start. Non gli ho dato un nome, cioè non gli ho messo una descrizione, ma nuovo separatore. Spostiamo un po' il separatore. Qua ci mettiamo azione guess action. Quindi game guess button. Giusto per non chiamare le cose button 1, button 2 che non sono mai. Game start button, game stop button, ok. Poi andiamo a mettere dei testi sensati, quindi start, nello stop mettiamo stop, qui mettiamo tenta.
siete partiti in tromba, quindi allora show caption. Allora, la nostra toolbar ce l'abbiamo, adesso la mettiamo anche in auto size, perfetto, ok. Quindi, a questo punto, quando faccio start, vado su game e faccio start, giustamente. Per lo stop, game stop, e sul guess non è così semplice perché devo fornire, mi dimmi caro, anche il gatto vuole programmare, vuole fare il contest, il gatto. Allora, combo array frullato, ok, qui adesso L combo, facciamo un array di fruit, di frutta, anche l'idea della frutta, famoso slot machine. Qui mi dovrò ricordare di inizializzare la combinazione da indovinare, e fin qui ci siamo, come diceva. Compilare, compila, ok, non, cioè va ma non fa niente ancora, quindi va ma non fa nulla, quindi 7 giochi in 10 giorni con un lavoro full time, vabbè probabilmente 10 giochi si intende 10 sfide, nel senso di algoritmo che dato il problema ti fa trovare la soluzione. Sì, qui caro Shinji Mauro, noi siamo dei boomer, siamo gente che lavora. Comunque potrebbe essere interessante come proposta da allargare magari a qualcuno anche che organizza cose meglio di me, perché io non sono un gran, come dire, sono un novizio nel campo, non della programmazione ma dell'organizzazione, sono molto scarso, però magari può diventare anche una cosa interessante, o qualche portale che si offre di sponsorizzare, chi lo sa, se avete degli agganci. Allora, tenta, Fiesta ti tenta tre volte tanto, devo mettere giù la combinazione di, abbiamo detto, sono stanco alle 13, io sono stanco alle 14, dopo che ero già stanco e ho anche mangiato, dopo arriva la cosiddetta piomba, tranne oggi, ma oggi perché è lunedì, ho appena iniziato, dopo pian pianino. Allora, dobbiamo mettere giù tre alternative, quindi facciamo una list box, facciamo shift, tac, tac, a posto, e la chiamiamo, allora, listbox, inizializziamone, anzi, sono stato scemo perché sono tutte uguali, è vero che potrei anche inizializzarle assieme, quindi... però sì, magari per fare prima io farei proprio così, facciamo una copia da qua, items, ho il gatto che sta demolendo casa, di solito è sul divano di fianco alla webcam e fa anche come dire la da mascotte, invece stasera, ok, quindi qui abbiamo tutti i frutti, ok, copiamo e incolliamo questa, così facciamo prima,
Ok, chiediamogli un nome sensato, name, allora, fruit box, che poi non è che sia tanto diverso da quella di prima. Fruit box 3, però è proprio giusto per fare un minimo minimo di test della logica. Ah, c'è un'altra azione che potremmo definire che sarebbe game quit, caption quit. Ok, nuovo separatore. Aggiungere il gatto al logo del canale. Beh, già ce l'ho come sfondo quando non sono online, c'è lui che dorme e che dice scusate per l'assenza. Scusate la faccia, scusate le spalle, come diceva. Game quit, sono stato troppo sintetico. Action. Quit, game quit action, name. Poi non voglio sfruttare troppo l'animale come a modi Instagram, meta gli animali. Allora, name, game, toolbar. Abbiamo le fruit box. Poi, un'altra cosa che possiamo aggiungere è visualizzare lo stato del gioco. Mi piglio un pannello, magari, che ha... Questa che sto usando è la VCL, che è la libreria che esiste ed è mantenuta dal 95 esclusivamente. Allora, questo è lo state panel che mi fa vedere lo stato del gioco. Punto di domanda, giusto per... Che però fa solo applicazioni per Windows, a differenza delle applicazioni fatte tra le target platform, c'è Windows 32 bit e 64 bit che si può indirizzare. Mentre nelle applicazioni FireMonkey sono Windows, Mac, Linux, Android, iOS e basta. E BlackBerry, come diceva prima qualcuno. Ok, quindi vado a intercettare un evento, un update. Vedremo quando mi sarò abituato a lavorare col codice di questa dimensione, mi sarà impossibile tornare. Ended a true. Allora, abbiamo che la game start action è abilitata se il gioco if not game is running. Che is running vuol dire lui faceva il conto, abbiamo ancora delle alternative. No, siccome abbiamo gestito lo stato, facciamo che quando lo stato è game state playing, che ovviamente dovrà poi rimanere coerente, altrimenti la game stop action è abilitata se stiamo giocando, quindi se il game è running. Questo evento update è un evento molto interessante perché viene generato tutte le volte che l'applicazione gestisce un evento e si mette di nuovo in attesa, cioè in idle. Quindi quando noi facciamo click, viene gestito il click e poi viene eseguito questo e poi l'applicazione si ferma, cioè ogni volta che ha gestito i messaggi nella coda. Qui è molto comodo perché possiamo ad ogni azione rileggere lo stato delle cose e abilitare e spegnere le azioni che ci sono nella finestra di conseguenza. Abilitare e spegnere vuol dire che se ci ha agganciato un menu o ci ha agganciato un pulsante, questo si disabilita o si abilita e quindi cerchiamo di avere l'interfaccia, come dire, un pochino coerente. In realtà poi qui sarebbe interessante interagire in un altro modo con una sorta di MVVM, ma comunque questo ricalca abbastanza il principio. Una sorta di MVVM, o comunque è un command pattern alla fine, quindi è quello che si usa anche per dire WPF. Ok, game, anche questo is running finché noi possiamo indovinare.
finché noi stiamo giocando possiamo anche indovinare, ci possiamo fermare, non possiamo partire, ma possiamo ripartire invece quando... Ok, io qui queste cose non le ho messe, credo, ovvero if state uguale a playing, oppure lo scrivo tutto che mi piace di più. Usciamo perché non è possibile, oppure lanciamo un'eccezione, dipende un po' dal stop if state diverso da game state playing, then exit. C'è solo un problema quando partiamo, che stato gli diamo? Oh, ciao Mauro, grazie mille per il passaggio, sempre presente, quindi dovrò offrirti una marea di caffè quando farai un giro in Italia la prossima volta, tanto sai dove trovarmi, mi trovi ancora lì, quindi tra alcuni giorni, per cui... Anzi, già che ci sono, questo che ho letto, in bocca al lupo anche per la nuova, nuovo lavoro, cioè nuovo posto di lavoro. Il lavoro immagino sia sempre praticamente lo stesso, quindi... Allora, ok. Potremmo dire che quando iniziamo facciamo uno start, no. Lo mettiamo in lost, magari. Oh, hanno chiuso un portone. Lost, ok. Ok. Quindi più o meno compila. Facciamo, qui dobbiamo andare a recuperare i frutti delle due c'è un delay esagerato, allora. Devo fare qualcosa per questo delay. In effetti sono stato un po' troppo conservativo, quindi... Allora, game, abbiamo la combo length, quindi la nostra combo la inizializziamo con la lunghezza della combinazione e procedendo facciamo? Dobbiamo andare a mettere... Beh, qui non sarò molto dinamico, quindi elemento 0... T-Fruit, andiamo nella list box, sì, nella fruit box 1 item index, prendiamo l'elemento selezionato, tanto abbiamo solo questi elementi, quindi che va da 0 a n convertito nell'enumerativo ci dovrebbe dare la frutta, e quindi facciamo una guess. E qui dobbiamo anche fare un'altra cosa, ovvero dire case, quindi game state, non start ma state, ok, playing, perfetto, proprio quello che volevo, state panel caption uguale gioco in corso, qui mettiamo hai vinto, qui mettiamo hai perso, hai vinto, hai perso, gioco in corso, proprio veramente da nerd totale, proprio nerd totale, quindi per compilare continua a compilare, errori sintattici non ce ne sono, dubito che funzioni, però come dire, mai dire mai. Ah, ci manca, ok, la guess secondo me non l'abbiamo,
cioè l'ho implementata ma solo in parte, ovvero questo guess mi dà il numero di cose che ho indovinato. Magari mi faccio un altro pannellino qui di fianco. Che lo chiamo, già la mia fantasia è scarsissima. Poi match panel caption, qui ci finirà un numerino, anzi mettiamoci già uno 0 magari. Questo lo mettiamo magari un po' in grassetto così si vede un po' di più. Questo che in grassetto potremmo metterlo anche un po' più grandicello. Potremmo anche andare ad agire sul colore, eccetera, ma questa non era come dire l'idea originale con cui tra l'altro mi si farebbero molto comodo delle icone. Però adesso, vabbè, ce le metto poi dopo magari. Ok, quindi qui quando indoviniamo questo ci dà, come dire, il conteggio di quante ne abbiamo indovinate. Quindi match count prende il valore di ritorno e sul nostro match panel caption, il testo, andiamo a mettere intera stringa di match count. Ok, è finita la musica house, adesso è iniziata questa musica un po' eccessivamente soft. Allora, ok, lui parte da hai perso perché ho appena iniziato. Facciamo uno start, quindi gioco in corso. Quindi contenta, posso tentare, stop. Allora proviamo, banana, lemon e orange. Tenta, ne ho indovinata una. Proviamo banana, lemon, strawberry. Tenta, sempre una. Quindi, quale potrà essere? Proviamo a spostare banana, pear, strawberry, sempre una, ma funziona? Ma chi lo sa, dovremmo scrivere un po' di test. No, è possibile che ce ne sia sempre una a questo punto. Riproviamo, va. Ah, qui non abbiamo. Qui c'è logica molto fallace perché dovremmo scrivere il test, ovviamente saremmo. Però non voglio essere tedioso e quindi. Allora, intanto qui scriviamo close, così chiudiamo il gioco se vogliamo. Il problema sarà qui. Fruiting combo, se allora ogni result è 0, tanto proviamo a mettere un bel breakpoint giusto per. Allora, banana, lemon, magari c'è un errore nella raccolta di start. Proviamo a giocare e vediamo intanto se lo fa giusto. Guess combo, abbiamo banana, lemon, orange. Winning combo. C'è un out of bounds. C'è un errore nella. Stoppiamo tutto. Nell'inizializzazione della winning combo. Random range, forse il minimo incluso. Che va da from a to non inclusive. Ok, quindi il to non è inclusivo, il from è inclusivo, quindi questo meno 1 era oltremodo pericoloso. Adesso forse
Forse abbiamo qualche speranza in più di capirci qualcosa. Allora, lemon e orange. Start. Tenta questa combinazione. Banana, lemon, orange. Qui abbiamo banana, strawberry, lemon. Quindi mi dovrebbe dare 2 come valore di ritorno, in quanto la banana c'è e il limone c'è, l'orange non c'è, quindi c'è la strawberry e quindi qui esce. Ok, adesso funziona. In realtà la logica che pensavo fosse errata era quella corretta, era sbagliata l'altra. Ok, vabbè, ormai ho visto la soluzione, per cui prendo lo strawberry, magari me la ricordo più. Banana, strawberry, orange, banana, strawberry, lemon. Mi ha fatto sempre la stessa. Ah no, infatti io ho sbagliato. Banana, strawberry, lemon. Banana, strawberry, lemon. Hai vinto e quindi siamo passati a tre elementi indovinati. Ok, riproviamo così vediamo. Banana, lemon e orange. Tenta. Qui abbiamo visto che va bene. Ne abbiamo indovinate 2. Provo a cambiare strawberry. Tenta. Sembra che peschi sempre le stesse. Start. Tenta. No, stavolta ne indovinate 2. Vediamo quali sono. Ne ho indovinata una, quindi una sicuramente è questa, l'altra quale potrà essere? Vediamo se è quella. No, di nuovo uno. Allora, banana, pineapple. Siamo a 2. Ho l'ultimo, la valvola spacca, ho perso. Vabbè, qui ci sarebbe da stampare anche come dire, la combinazione vincente e tutto il più, vabbè, quello lo potremmo anche fare, quindi quit. E il gioco si conclude. Ok. Andiamo quindi a fare una cosa. Intanto quando iniziamo. Quando iniziamo, resettiamo il nostro match panel empty string e quando stoppiamo idem e quando il gioco termina lo lasciamo lì, tanto fa lo stesso. Nel momento in cui vinciamo, dovremmo essere notificati. Qui ci vuole ovviamente una notifica o un approccio, come dire, un pochino diverso, ma non sto a complicarlo troppo, era giusto per vedere se il gioco grosso modo funzionava con un'interfaccia più o meno abbozzata. E vedendo come dire il funzionamento del gioco. In state lost. Ok, una cosa che potremmo fare è iniziare a integrare quest'interfaccia, questa iGame Board, quella game board famoso. Andando ad aggiungere o a cambiare quelle che sono le funzionalità con cui il gioco può parlare all'esterno in modo da segnalare il verificarsi di alcuni eventi, ad esempio un game started, un game ended, eccetera, eccetera. Quindi andare a veicolare degli eventi, a chiamare
delle funzionalità. Quindi, come fare? Iniziamo ad aggiungere dei metodi. Grazie per il follow. Modula 2 no, è Delphi in questo caso. Quindi non è così alternativo. Quindi c'è stata poco fa una battaglia di linguaggi di programmazione. Si tratta di Delphi, che è un ambiente di sviluppo che gira su Windows per fare delle applicazioni su Windows, ma anche su Mac, Linux, iOS e Android, che usa un dialetto, come dire, proprio del Pascal, simile ad esempio all'Object Pascal del compilatore del Free Pascal, con tutta una serie di cose nuove e moderne come le closure, i metodi anonimi, il multithreading. Sono però dell'altra sponda, non saprei dire qual è l'altra sponda di Delphi, presumo che si parli di .NET, che comunque uso anch'io se si parla di .NET o di Java, quindi a me piace la programmazione in generale, quindi ho iniziato a fare un po' di live con Delphi, più che altro perché vedo che è poco utilizzato, poco se non altro pubblicizzato e quindi... C'è l'ultima versione di Delphi di un paio di mesi fa e quindi sia l'IDE ha subito un sacco di migliorie, quindi di refactoring di strumenti per lo sviluppo rapido delle applicazioni. Vabbè, vecchio ma sempre buono, come si dice, perché si guarda molto spesso che si va a guardare l'età dei linguaggi, però ad esempio Delphi è un po' come dire... Bastonato più che altro perché sembra di parlare di linguaggi vecchi perché sono nati nel 95, ma nel 95 è nato anche Java e anche JavaScript, quindi diciamo che l'età secondo me ce la porta bene perché nonostante gli anni passino comunque l'ambiente viene migliorato, viene integrato, il linguaggio cambia, ci si fa più o meno di tutto, sia come applicazioni client, quindi anche soprattutto applicazioni mobile, se può interessarti guardare qualche live di quelle che ho fatto nei giorni addietro, soprattutto sulle applicazioni mobile. No, sono io vecchio. Beh, lì diciamo che noi diciamo con esperienza che è più bello e quindi. Se volendo possiamo usare il termine boomer, ma preferisco con esperienza, quindi ci si fa un po' di tutto, REST API, quindi comunque è un linguaggio adeguato alla modernità, poi chiaramente rispetto a delle altre tecnologie mainstream, come può essere anche il C++, appunto, secondo me è poco usato. Infatti Flutter, commentavo una live qualche sera fa dove si presentava Flutter, penso che sia anche un po' una questione di marketing, una questione che ovviamente Google è capace di spingere un prodotto, soprattutto perché in generale è prodotto, prendiamo come esempio Flutter, è fatto per veicolare delle persone spesso su delle piattaforme o su delle tecnologie. Quindi come Microsoft magari spinge l'uso di Visual Studio, C Sharp per avere magari clienti lato Azure ad esempio, quindi o SQL Server e quindi monetizzare su altri frangenti, nel caso di Delphi è un prodotto di chi lo produce, quindi non può essere distribuito ad esempio così a buon mercato e come dire... Poi poco usato, non direi, diciamo sicuramente è una nicchia quello senz'altro, però non è, sì, rispetto ovviamente è più difficile trovare magari sviluppatori che lo conoscono bene, che non abbiano magari una certa età o che non siano stati in software house che ne fanno uso, quindi io cerco anche un pochino con queste live di far vedere un po' quelle che sono le capacità dell'ambiente, quello che
Flutter è molto facile, sì, no, va sia Android che iOS, no, certamente la facilità, però diciamo che come scrivevo nelle live, Flutter io ci vedo delle caratteristiche che trascurando l'hot reload, che comunque Delphi ha delle varianti, perché abbiamo comunque ad esempio delle finestre per poter andare a vedere le multi-device preview, cioè fare le preview dell'applicazione, di come viene vista su N telefoni. Adesso qui non ho un'applicazione multi-device per poter fare la prova in questo momento, però le cose che ha io comunque ce le vedevo in Delphi almeno già da 8 anni fa, quindi poi ci sono controlli stateless, stateful, delle suddivisioni in Delphi in 5 minuti comunque tiri su un'applicazione, ed è comunque sempre un'applicazione nativa, perché come dire, sì, Flutter è non è un just in time, ma è una compilazione ahead of time, mi sembra si chiami, quindi è come un just in time solo poco prima, ma per avere l'hot reload. Invece con Delphi facciamo proprio delle applicazioni native, cioè col codice macchina della piattaforma, e secondo me ha molto da offrire, probabilmente un po' il marketing, un po' il fatto che magari il linguaggio possa sembrare anche démodé, contano parecchio, anche se a mio avviso io lo trovo tra i più leggibili, e comunque sì, sicuramente adesso Dart, l'ho visto, non mi fa cagare, però comunque è un po' una mescolanza di linguaggi che conosco e non conosco, quindi è comunque un linguaggio diverso rispetto a quelli più o meno noti, perché non è né JavaScript né. Per cui sì, sicuramente si impara come tutto il resto, però io trovo che questo sia più leggibile per certi versi e più chiaro dal punto di vista dell'impatto di quello che il codice sta facendo, di quello che c'è scritto nel codice. Poi ovviamente parliamo sempre di tecnologie edge, cioè comunque anche Flutter senz'altro è un'ottima alternativa, e come dire, sicuramente è molto verboso, sì, è più verboso, c'è chi lo preferisce perché magari ha un begin e un end rispetto a una parentesi graffa, comunque è più lungo da scrivere, però attenzione, qui si scrive quasi nulla, eh. Io faccio true, scrivo begin, faccio un end, l'IDE praticamente svolge poi la maggior parte del compito, quindi io non ho il peso di dover scrivere delle sintassi, dichiaro un metodo qui e ho una combinazione di tasti e mi viene, come dire, implementato, mi trovo qui col cursore, sono pronto a scrivere il corpo, ho tutti i refactoring, se non mi piace il nome di un elemento posso andare a cambiare il nome, posso vedere un'anteprima, posso fare più o meno quello che ci vuole, quindi la verbosità relativa per me è ottima, perché non è, come dire, eccessiva come può essere quella di un Visual Basic, dove quando scrivo and devo scrivere magari spesso and with, and where, cioè scrivo di cosa è l'and, ma non è neanche striminzita con le graffe o con questo tipo di stile, quindi diciamo che poi sì, è chiaro che si parla di C++, c'è una complessità anche ulteriore, C Sharp magari è ancora più leggibile, o Java, sono C-like ma molto più leggibili da questo punto di vista. Oltre a questo, io lo ritengo un po' il coltellino svizzero, si fa un po' di tutto. Io qui stavo facendo un'applicazione Windows, il tempo di compilazione di un'applicazione è questo, cioè quando devo lanciarlo, fa la build e lancia l'applicazione, quindi andare in debug è questione di una frazione di secondo, perché il compilatore Windows è molto molto veloce. Per cui sì, cioè, ha una sua eleganza, diciamo, però questo non è ovviamente la. Queste sono sempre questioni di gusto. Per il resto ci sono senz'altro molti aspetti da migliorare, soprattutto magari sull'IDE, che andrebbe un po' svecchiato, non per funzionalità in sé, ma un
un po' per l'architettura che ha rispetto a quelli che adesso sono un po' prominenti, però ciononostante gli strumenti ci sono tutti, completamento del codice, template. A me piace soprattutto per le librerie che ha, quindi la VCL e FireMonkey, che ti consentono di, con pochi click, di realizzare un'applicazione. Cioè questo gioco che noi stiamo implementando, questo è il file pass con frutta, opzioni, lo stato, un po' la logica del gioco. Sono 150 righe e oltre a questo c'è questa finestra con un po' di azioni, un po' di pulsanti, delle box e un'istanza del nostro gioco che viene creata. Le azioni vengono aggiornate, c'è il tentativo di indovinare, c'è la chiusura dell'applicazione, c'è l'avvio del gioco, lo stop del gioco e praticamente finisce tutto qui. Il resto del codice è generato praticamente dall'IDE. È un'applicazione molto semplice perché stavo cercando di ottenere un'interfaccia per testare, ad esempio, provando il gioco. Ok, ne ho indovinati due, proviamo così. Sono sempre due. Sono sempre due. A questo punto mi sa che è il primo che devo fare la visualizzazione della combinazione giusta, ma questo è un tipo un mastermind molto semplificato che cercavo di implementare giusto per avere un... Però dobbiamo ancora lavorarci, nel senso che l'obiettivo è non farlo con questa libreria, che comunque è una libreria abbastanza efficace, ma una libreria più moderna che realizza, come dire, delle interfacce grafiche multi-device, multi-piattaforma, totalmente disegnate, quindi con uno stile proprio in 2D, in 3D, per cui c'è proprio la possibilità di fare un gioco vero e proprio come quelli reali. Quindi ce ne sono anche in giro alcuni test case che fanno vedere un po' come funziona il... Per chi è curioso ed è ancora collegato, c'è comunque una versione community che si può scaricare, Delphi Community Edition, si chiama, che ovviamente se non avete un'azienda, non volevo finire in realtà in questa pagina, ma in questa qui, e qui c'è uno screenshot dove c'è questo Rise of Legions, un gioco fatto ad esempio con Delphi. Multiplayer, con non so se è open source, quindi se si trova anche il codice, ma le VCL, quelle di Borland C, sì, è la component library che è stata introdotta con Delphi dalla prima versione, che era 16 bit, dalla seconda è diventata 32. E ad oggi esiste in Delphi e anche in C++ Builder o in RustUdio, che li unisce entrambi. RustUdio è un prodotto che unisce entrambi le versioni, il C++ e la parte Delphi con la stessa libreria. Qui c'è una presentazione che fa vedere un po' di cose, rifattorizzazione, aggiungere, scrivere le variabili, il fatto che sia high performance, l'editing sincronizzato, quindi anche l'IDE ha un po' le sue feature. Qui è un'applicazione multi-device, direi, quindi questa è una progettazione, fa vedere come c'è una gestione degli stili, quindi si può cambiare stile, si può personalizzare l'applicazione graficamente fino al minimo dettaglio, compresi gli sfondi, i pulsanti, come sono fatti. E lì fa vedere che praticamente doppio clic si può fare il deploy su Windows. Se faccio doppio clic su Android, vado a fare il deploy su Android e anche il debug da remoto, o su Mac o sulla piattaforma che voglio. C'è un package manager con anche della roba gratuita o della roba per chi ovviamente si è registrato, librerie, icone, tutta una serie di cose da aggiungere. Poi qui lui manda in run. Quindi gli applicativi li puoi testare su Windows e se piacciono graficamente, come questo qui che si vede, si cambia piattaforma. Ad esempio qui fa vedere, lo lancia su iOS e poi lo lancia su Android, e si vedono le tre versioni che sono praticamente
Sì, Embarcadero è una società di Idera che fa, comunque acquisisce dei tool di alto livello per database, gestione dei dati. Idera in realtà ha comprato anche altre società come Sencha, che è famoso per XJS, e tra queste c'è Embarcadero, che era la società che inizialmente faceva tool per database e ha acquisito praticamente il comparto dei tool di sviluppo di quella che era Borland, perché Borland si è poi concentrata sulla parte LM, quindi sulla gestione del ciclo di vita del software, e poi alla fine è diventata, se non ricordo male, parte integrante di Micro Focus, mi sembra si chiami, un'azienda che ovviamente clienti grossi gestisce quel tipo di software enterprise di livello molto alto, e quindi i toolettini di sviluppo sono stati messi in vendita e comprati da. Però diciamo che questo ha un po' dato un via libera a una anche modernizzazione del linguaggio dell'IDE, che non si è fermata con l'acquisizione anche di diverse tecnologie e librerie che poi sono diventate parte integrante dell'ambiente. Ancora oggi comunque le si utilizzano, quindi continua a essere manutenuto. Diciamo che il fatto, tranne l'edizione community, di dover ovviamente ricercare il pagamento, perché comunque è un prodotto a tutti gli effetti, col suo valore, comunque in ogni caso, scoraggia un po' rispetto ad altri tool il fatto di ovviamente di provarlo, perché o si usa una trial per 30 giorni, mentre se esistesse un compilatore o qualcosa di. Beh, adesso c'è la Community Edition, che non è cosa da poco, quindi che dura un anno, poi ogni anno, a meno che non sia uscita una versione nuova, viene, diciamo, rilicenziata, cioè basta riregistrarsi e si torna a attivare, quindi e si continua a utilizzare. Vedremo un po' con le prossime novità. Adesso, verso la fine di questo mese, ci sarà il Delphi Day, che è un evento, magari una sera farò un inserto apposta su questa cosa. Il Delphi Day è una conferenza gratuita. In realtà si parlerà di cose anche diverse da Delphi, o comunque correlate, perché parleremo anche di. Adesso magari metto anche il link, così per chi vuole. Delphi Day, sperando di averlo scritto bene.it. Si parlerà di, vediamo se l'ho scritto, per sapere se l'ho scritto bene, guarda se lo apro, sì, gratuita. Si parlerà di cose legate, sì, ovviamente anche a Delphi, ma anche ad esempio di Firebird, che è un database dello sviluppo di client con una libreria REST in questo caso per Delphi, però ad esempio come creare delle integrazioni con la shell di Windows per mostrare anteprime, ad esempio, di file SVG o addirittura in questo caso di fatture elettroniche. C'è stato anche chi ha utilizzato questo espediente per far vedere il classico XML della fattura, per vedere la ragione sociale direttamente da Windows. Si parla di XJS, si parla di ORM, quindi di framework per applicazioni web, quindi c'è ovviamente Delphi. Io ad esempio ci sarà una sessione su unit test con SQL Server, che è una cosa abbastanza particolare e interessante. Io avrò una sessione sui cognitive services, quindi sui servizi di Microsoft, che sono praticamente machine learning già addestrato per riconoscere, ad esempio, nelle foto, chi è maschio e chi è femmina, se stai sorridendo, se sei triste, se hai gli occhiali, altre cose di questo tipo. Virtual UI, sempre applicazioni sul web. E poi infine il venerdì c'è una mega sessione di Royal Rumble, domande e risposte, ma più che altro un espediente per collegarsi tutti e salutarsi, visto l'impossibilità di farla dal vivo, che di solito questa conferenza viene fatta dal vivo ed è molto più bella, perché ovviamente ci sono sempre 100 sviluppatori o poco più, ed è molto più divertente, perché si mangia assieme, ci si racconta le disgrazie del lavoro, e quindi
in ogni caso anche online ha il suo valore, quindi se può interessare, essendo gratuita, ovviamente più persone ci sono e più piacere sicuramente farà agli organizzatori vedere, esporre, ci sono anch'io, mi fa molto piacere, quindi ok, niente, stavo guardando l'orario e più o meno il livello raggiunto, io quasi quasi. Il prossimo step che mi piacerebbe fare al netto di come dire sviluppare il gioco, siccome adesso siamo in un periodo anche un po' estivo, mi piacerebbe iniziare a sviluppare la parte effettivamente visuale con FireMonkey, quindi la parte grafica con tutto il comparto, il gioco vero e proprio, quindi al netto della logica è quello con cui interagire. Iniziare adesso diventa un po' un suicidio, quindi io magari al momento mi fermerei qui, così non facciamo neanche una live troppo lunga per stasera, che già è lunedì, poi non ho neanche controllato se c'erano partite o cose del genere, quindi stasera abbiamo avuto anche un po' di ospiti, mi ha fatto molto piacere che ci sono scritti sulla chat, quindi avrò un qualche canale da andare a vedere, giusto per curiosità, che così fare il mio follow perché sicuramente sono interessanti. E poi magari prossimo lunedì proseguirò con la parte grafica, così entreremo magari nel vivo dello sviluppo di questo gioco e sarà senz'altro più interessante della scrittura di codice. A meno che non troveremo di nuovo la disfida dei linguaggi Go, come stasera di Go, Python, eccetera. Ok, niente, per chi è ancora collegato, siccome io non mi vedo quasi mai in cam, grazie chi è collegato, grazie chi si è collegato e poi ha già dovuto scappare, ma ha lasciato messaggi nella chat, chi ha fatto il follow. Se per caso riguarda questo passaggio, se non ci sono imprevisti, il prossimo appuntamento sarà giovedì, dove proseguirò lo sviluppo della nostra API REST fatta con Delphi MVC Framework. Farei volentieri un RAI, ma direi che siamo pochini perché abbiamo fatto un po' tardi, bisogna anticipare un po', ma in ogni caso. Adesso magari cambieremo il calendario in modo da fare magari un appuntamento alla settimana, rilassarci un pochino, che ultimamente ne sto facendo un po' troppe, anch'io sono oberato e quindi faccio un po' fatica, ma ok, niente, ringrazio di nuovo chi si è collegato, chi è ancora collegato e chi si collegherà. Dei follow e del supporto che spero siano stati utili. Se volete sapere, vedere qualcosa di più di Delphi, ci sono le live precedenti e c'è anche il canale YouTube dove pian pianino sto andando a caricare i filmati del live progress, quelli ovviamente che sono un pochino più interessanti da vedere. Quindi se fate il comando YouTube, magari lo faccio io così potete vedere il link, potete andare a vedere i filmati più vecchi. Vi do di nuovo il saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per la serata e alla prossima.